viste le ultime partite, Matteo, la sensazione è che quando sei in campo e fai la tua parte, il Parma sia più efficace. Allora, se io ti sottopongo questa considerazione, tu come me la potresti spiegare, la tua importanza nel gioco della squadra in questo momento? No, io non mi reputo importante per la squadra. Io penso magari di poter fare quello che da qualche anno che mi starà in testa. Poi le conseguenti partite, bene o male che siano andate, non penso dipenda solo da me, ma dipende un po' da tutti quanti. Certo, però ogni giocatore ha delle sue caratteristiche. Magari in questo momento il Parma ha bisogno delle tue caratteristiche, no? Perché sta cercando di evolversi nel gioco e magari tu puoi dargli qualcosa che qualcun altro magari ha doti diverse dalle tue e in questo momento magari non dà. Questa è un po' la sensazione che si ha al di fuori. No, non è la stessa sensazione che ho io. Io lavoro per essere utile, non penso di essere indispensabile. E è chiaro che in questo momento, nelle ultime quattro partite, con me in campo magari siamo riusciti a fare qualche risultato che prima mancava, ma non per forza debba dipendere dal fatto che giochi io piuttosto che qualcun altro. Scendo un po' più nel dettaglio allora, sempre parlando di quello che si vede nella tribuna, no? E mi pare che rispetto ai tuoi colleghi, diciamo tra virgolette concorrenti, diciamo i tuoi compagni che giocano a centrocampo, tu abbia la prerogativa di farti trovare più spesso al posto giusto nel momento giusto, che dipende anche non solo dalla visione di gioco ma anche dall'esperienza che uno ha, dal calcio che ha vissuto, no? Quindi questo è quello che ti porti in campo. E in questo momento, con la squadra che sta provando a giocare un po' più alta, quindi bisogna magari più anche di protezione in fase difensiva, e che comunque non si basa solo sul contropiede, quindi bisogna essere innescata anche in un certo modo, mi sembra che un giocatore come te sia un po' come il sale in un piatto. Ripeto, in questo momento le cose stanno andando discretamente bene così, perché non c'è da dimenticare comunque la partita di Ferrara, che non è stata del tutto positiva. E ci stiamo trovando bene, certamente bene. È normale che i ragazzi che ci sono quest'anno, al di là del fatto che siano appena arrivati, Erna si deve abituare anche al campionato e non solo ai suoi compagni, ed è normale magari che possano avere delle difficoltà, ma non nel ruolo, ma nel fare magari quello che il mister vorrebbe per il tipo di gioco che abbiamo. Penso che il vantaggio da parte mia sia semplicemente questo. Quindi la Serie A è un campionato sempre più competitivo anche sul piano fisico. Tu nelle ultime stagioni hai avuto problemi di infortuni per botte che hai preso. In questo momento come ti senti? Mi sento in crescita, mi sento discretamente bene. L'anno scorso sapevamo che sarebbe stato un anno un po' complicato da questo punto di vista, perché l'intervento al tendine non è stato semplice, quindi sapevamo che qualcosina durante la stagione avrebbe potuto pagare. Quest'anno, al di là di un intoppo di qualche giorno quando c'è stata la partita col Cagliari, e sono riuscito ad avere tanta continuità negli allenamenti e adesso un po' di più anche nelle partite, quindi fisicamente sto iniziando a stare meglio. Si posso un'ultima domanda e te la faccio sull'Atalanta. Che morale si può trarre dal fatto che l'Atalanta abbia 0 punti dopo 3 partite di Champions League, una squadra che in Italia mette in difficoltà tutti alla grande, tutti dicono che è una squadra più difficile da affrontare, che anche sul piano del ritmo, dell'agonismo, del fisico, poi va in Europa e si scioglie. Come si può commentare? Commentare col fatto che il livello comunque degli avversari è molto alto. Io ho visto un po' la partita di ieri e loro hanno sviluppato negli anni un certo tipo di mentalità che non si adeguano agli avversari, e penso che a livelli molto alti sia abbastanza complicato. E da parte loro c'è l'idea di portare avanti questo concetto di calcio, che in Italia paga tantissimo, magari in Europa è un po' più complicato quando vai a giocarti l'uno contro uno dopo campo. Senti, a proposito di partita, stasera la guardi, perché c'è un avversario che dovete affrontare sabato, come vi state preparando? Beh, la guardo di sicuro, ci stiamo preparando bene, poi il mister è dovutamente preparato riguardo alle squadre che allena mister Conte, noi conosciamo
molto bene i giocatori e abbiamo avuto la possibilità di vederli giocare questi 2 mesi. Hanno cambiato tanto il modo di giocare, sono molto, molto organizzati, sono in fiducia. E sappiamo che è una partita alquanto complicata, però anche l'anno scorso abbiamo dimostrato che partite quelle un po' più difficili, con l'atteggiamento giusto e le percezioni giuste, possiamo fare bene. Magari questa spinta dei 5 gol, di questa vittoria che ha un po' allontanato le dirette concorrenti, vi fa stare un po' più liberi di testa? Beh, di sicuro ci servirà, perché comunque andare a San Siro a giocare contro l'Inter, una partita difficile dopo una bella vittoria contro una squadra che era sotto di te, e giocando anche una buona partita da qualsiasi punto di vista, ti dà comunque uno slancio sia emotivo che fisico per affrontare l'Inter, e ce n'è bisogno. Ecco, tu sei qui da un po' di anni, insomma, ne hai passate tante, hai vinto campionati. Qual è stata, anzi, come te la spieghi anche questa tua crescita professionale? Perché, come diceva prima Paolo, sembri indispensabile. La mia crescita penso dipenda dal mio tentativo di adattarmi alle categorie e alle necessità delle quali ha bisogno la squadra. Ho sempre pensato che ci sia bisogno anche di correggere qualcosa sul quale tu ti sentivi particolarmente bravo per riuscire a raggiungere i risultati. Ecco, adesso con queste prestazioni nessuno può, come dire, anzi c'è qualcuno che ti sta venendo a parlare di rinnovo di contratto? No, ma non... io ho un ottimo rapporto con tutti i due presidenti, con col direttore, col mister, non c'è bisogno di chiacchiere, di parlare. Loro sanno che io a Parma sto bene, sono felice, sono contento di aver fatto parte di questi anni che ci ha riportato dove Parma penso meritasse di giocare, e nel momento in cui avranno voglia di fare una chiacchierata, li ascolterò volentieri.